Il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, dopo la chiusura della scuola elementare Noè Lucidi a causa di numerose positività, torna a chiedere alla Regione Abruzzo di mettere subito a sistema i tamponi nei laboratori privati e soprattutto l'uniformità di azione degli uffici scolastici nei casi di contagi all'interno delle classi. Siamo in una situazione di pandemia, stiamo parlando dei nostri ragazzi, dei nostri insegnanti, dobbiamo metterli in sicurezza subito. Quindi l'invito a tutti i dirigenti scolastici e oggi come ANCI ho formalizzato la richiesta alla Regione perché si adotti una disciplina uniforme in questa direzione su tutto il territorio regionale. Intanto l'amministrazione comunale di Teramo ha approvato un progetto educativo pedagogico che riguarderà tutti i bambini e le bambine teramane. Un percorso virtuoso elaborato con associazioni nazionali come il gruppo Nidi e Infanzia e con la locale Teramo Children. Oggi sono qui a rendere conto del lavoro che abbiamo fatto, perché come amministrazione comunale non ci siamo sottratti, non abbiamo lasciato agli annunci, ma piuttosto ci siamo rimboccati le maniche. Ci siamo messi al servizio di un progetto, di un percorso ampio che ha visto la partecipazione del gruppo nazionale di infanzia, oggi rappresentato dalla dottoressa Labonia, e quindi la ringrazio per esserci stata in tutte queste settimane e per esserci anche oggi per dare testimonianza del percorso intrapreso. È stato fatto insieme all'associazione Teramo Children, oggi qui c'è la dottoressa Vilma Schioppa, ringrazio anche lei e con lei tutta l'associazione per essersi messi a disposizione del territorio secondo quella che è la loro vocazione. Ieri abbiamo approvato un progetto educativo che in qualche modo è innovativo ed è attuale, nel senso che lo abbiamo uniformato a quella che è la normativa intervenuta, lo abbiamo uniformato ai nuovi indirizzi che vi sono in campo, lo abbiamo fatto coinvolgendo i tecnici, coloro del settore che quotidianamente lavorano, sanno di cosa stanno parlando e che ci hanno dato un contributo fondamentale per far sì che quel progetto educativo potesse essere il massimo e il meglio, non copiando un'esperienza. Perché quello è un qualcosa che non faremo mai, non ho mai sentito la necessità di dover copiare qualcuno, piuttosto ho sentito l'ambizione, la volontà di dover capire che cos'era virtuoso in altre esperienze e poterlo traslare al meglio prendendo spunto da quelle che sono le situazioni di fatto presenti sul nostro territorio.